Stanchi di sfumare col dito? Ho la soluzione che fa per voi. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi video dedicato a utility disegno. Infatti vi insegnerò a fare degli sfumini professionali, gli sfumini che io reputo più simili a quelli più simili nella resa a quelli che abitualmente compro nei negozi di belle arti. Vi farò vedere due tecniche e soprattutto ve li farò senza punta, in modo da insegnarvi anche come si temperano e si puliscono gli sfumini. Approfittiamo di questo video di fabbricazione dello sfumino per poi imparare come mantenere lo sfumino nel tempo. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare dei buoni sfumini da disegno. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri sfumini. Innanzitutto ci occorre un foglio di carta da disegno, tanto più ce ne occorrerà quanti più sfumini vorremmo fare. Sono abbastanza grammati, quindi abbastanza spessi, e fibrosetti, eccoli qua, li conoscerete senz'altro, o bianchi o crema naturalmente. Poi dello scotch carta, un tagliabalza, della carta abrasiva, questa è una 240 ma anche una 180 va benissimo, dei pennelli piatti, una matita e un righello, e poi per due tipi di sfumini proveremo due tipi di collanti. Uno lo faremo con una colletta di acqua e Vinavil, vedete qui la Vinavil e l'acqua non ancora mescolati insieme al 50%, quindi metà Vinavil e metà acqua, e mentre in questo barattolo vi faccio vedere una colla che forse molti di voi non conoscono. Questa si chiama Tylose, con la Y, T-Y-Lose, ed è una colla di cellulosa, è fatta di carta in pratica, di cellulosa, della sostanza di cui è fatta la carta. È venduta in polvere, sembra una farina bianca molto sottile, e si diluisce con acqua distillata preferibilmente in percentuale. Questa è una tilose al 10%, si miscela, quindi si fa spandere, si fa gellificare così dentro il barattolo e poi sarà pronta per essere usata. È una colla ottima per la carta, perché essendo fatta delle sue stesse molecole fa diventare un corpus unicum, un qualcosa di unico, quello che incolla la carta e se stessa. Quindi procediamo subito, prima facciamo quello che possiamo fare tutti a casa con la Vinavil e poi facciamo quello più tra virgolette professionale con la tilose. Naturalmente la tilose viene venduta in tutti i negozi di belle arti e in tutti i negozi di restauro. Come prima cosa decidiamo la grandezza dei nostri sfumini. Io qui ho un foglio enorme di carta da disegno, ne decido innanzitutto l'altezza finita, farò degli sfumini da 12 cm, quindi qui. E poi devo definirmi anche la grassezza di questi sfumini, la grossezza. Più vado in là nella lunghezza del foglio, più grosso verrà il diametro dello sfumino stesso. Quindi io farò 12, un rettangolino, 12 per 24. Preso il nostro rettangolino di carta, cominciamolo a sfibrare passando leggermente con la carta abrasiva. Mi raccomando, siate delicati da una parte e naturalmente anche dall'altra. Fatto ciò, con un pennello imbibito di acqua, bagniamo entrambe le superfici del rettangolino. A questo punto prendiamo la nostra colletta, mescoliamo ben bene e passiamola su tutta la superficie. Dopo ponete il foglietto di fronte a voi e magari con l'aiuto di uno stuzzicadenti cominciate ad avvolgere. Quindi andate sempre ad imbibire con della nuova colla a ogni giro. A questo punto dovete fissare il tutto e dovete fissarlo soprattutto alle estremità
meglio su tutto, ma soprattutto alle estremità. Con cosa? Con dello scotch carta. Poggiate quindi sul piano da lavoro lo sfumino e richiudetelo così velocemente dentro lo scotch carta. Adesso facciamo quello con la tilose. Il procedimento è simile, non uguale. Anche qui bisogna ben bene sfrangiare con la carta abrasiva. Anche qui preparo prima il pezzo di scotch che accoglierà il mio sfumino. In questa seconda opzione bagno soltanto un lato con l'acqua, imbibisco molto bene. Giro, prendo la mia tilose e la passo in maniera copiosa, ma non grondante, su tutta la mia carta. Come prima, magari aiutandoci sempre con lo stuzzicadenti, comincio ad arrotolare. Faccio le prime pieghette. E pressando molto bene arrotolo lo sfumino. Arrivati alla fine lo adagio sullo scotch carta e lo assicuro chiudendocelo dentro. Adesso lo facciamo asciugare. Ed eccoci qua, dopo un giorno e qualche ora di asciugatura, vedete, questo è quello con la Vinaville e questo è quello con la tilose, che io ho spacchettato per vedere un pochettino a che punto fosse l'asciugatura, possiamo procedere appunto, come ho cominciato, allo spacchettamento. Eccolo qua, il nostro sfumino, naturalmente senza punti ancora, perché la punta la dobbiamo fare insieme. Così vi insegno anche a temperare gli sfumini. Bene, come si temperano gli sfumini? Gli aggeggi preposti sono due, il tagliabalsa e la carta vetrata numero 50. Con il tagliabalsa, che stringerete bene bene, dovete semplicemente decidere più o meno l'altezza della vostra punta e girare tutto attorno. Quindi dal centro, o andando dall'alto verso il centro, tagliare ricavandovi la vostra punticella. Quando siamo soddisfatti, basterà, andando verso la punta, a carteggiare e il nostro sfumino, come vedete, assume la forma che desideriamo. E il fatto che abbia la forma che desideriamo e non una forma preposta da un temperamatite è molto molto buono, perché se io voglio spostarmelo più a destra o più a sinistra, beh, dipenderà da come e quanto io lo tempererò. Piano piano mi certifico la forma e man mano che lo sfumino si sporcherà, per pulire il metodo è sempre lo stesso. Ed ecco qui il nostro sfumino fatto con carta da disegno e Vinaville. Adesso temperiamo quello fatto con tilose. Qui sembra di tagliare veramente burro, perché la tilose, essendo carta, ha fatto massa con il resto della carta. Guardate, vi faccio vedere. Ed è proprio tutto un tutt'uno, quindi è molto facile da tagliare, sembra di tagliare un cuore di palma, che ne so. E poi anche qui, se volessimo sfrangiare un po', omogenizzare un po' quelli che sono i tagli del tagliabalsa, con la carta vetrata 50, quindi una bella grana grossa, e via. E anche il secondo sfumino è bello e pronto. Proviamoli. Un pastello arte per te, per l'esattezza. Vabbè. E provo quello di carta e Vinaville.
come vedete sfuma, sfuma bene, e provo anche quello di Tilose, sfuma ancora meglio come vedete, perché quello di Tilose tira via ogni cosa, essendo fatto della stessa sostanza della carta, insomma. Guardate che bello. Se dovete farlo, comprate la Tilose, io vi consiglio di farvelo di carta e Tilose. Se volete farvelo con la Vinavil va bene lo stesso, però direi che per i gessetti sicuramente quello di Tilose è meglio, per la matita potrebbe andare bene anche quello di Vinavil. Perché? Perché quella gommosità che dà la Vinavil può sentirsi sulla carta, sulle carte morbide. Ripeto, i miei ancora sono freschi, però proviamo la matita, dai. Prendiamo quello fatto di Tilose e carta. E voilà! Meraviglia! Sfuma che è un piacere. Visto? Visto? Adesso prendiamo quello fatto di Vinavil e anche lui adempie, vedete? Anzi, con la matita forse diciamo che è anche più bravo, adempie molto bene al lavoro a cui è stato chiamato. E bravi i miei sfumini! Allora, i miei preferiti senza dubbio sono gli sfumini fatti con carta da disegno e Tilose, cioè gli sfumini professionali per intenderci, perché vi faccio vedere anche in quello homemade la compattezza e la robustezza è sicuramente migliore di quello che è tenuto assieme dalla Vinavil, però che comunque, come avete visto, assolve perfettamente al dovere di sfumino. Naturalmente potete farlo cicciotto quanto vi pare, basta rotolare più o meno carta, però quello fatto con Tilose è proprio uno sfumino professionale, con prestazioni ottime, professionali. Provatelo e mi direte, ci tengo anche che i disegnatori mi facciano sapere la loro opinione su questo tipo di sfumini e le differenze che trovano con gli sfumini industriali. Con poco possiamo farci tutti gli sfumini che vogliamo e sicuramente con pochissimo possiamo temperarli e tenerli sempre in buono stato. Ditemi che ne pensate di questo video, fatemi sapere, se vi piace lasciate tanti pollici in su, io vi lascio alle foto, è proprio bello questo sfumino, compatto compatto, vi lascio alle foto e noi ci rivediamo dopo. Molto semplice crearli, basta soltanto poi saper aspettare la stagionatura, cioè il fatto di farli asciugare ben bene. Per temperarli una buona carta vetrata con una grana grossa e il gioco è fatto. Molto spesso le cose sono più semplici di quelle che appaiono. Esistono anche i temperini da sfumino, ma se proprio li volete comprateli, ma non è che siano tanto tanto necessari. Una buona punta si fa anche a carteggio, anzi si fa soprattutto a carteggio o col tagliabalza. Bene, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatevi un pollice in su, anche di carta va benissimo, e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto al prossimo video, vi aspetto anche sulla pagina Facebook di Arte per Te, che troverete qui giù nel box informazioni, e anche su Instagram, dove troverete tutte le foto relative al mondo pazzo di Arte per Te. Io vi rimando invece al prossimo video, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, ciao, alla prossima volta!